Buongiorno a tutti, siamo ad Ostia, esattamente in via Poggio di Menaco, Stella Polare, per fare una breve cronistoria di quella che è la situazione dell'edificio che vedete qui alle mie spalle. Un edificio di proprietà del comune, occupato abusivamente ormai da tempo, qui nei pressi ci vive la presidente del municipio alla quale sfugge tutta questa situazione. Noi nell'ordine abbiamo presentato un documento già un anno fa. È stato fatto un sopralluogo per segnalare questa situazione, ma ad oggi, come vediamo, nulla è stato ancora risolto. Siamo in attesa di risposte per un'interrogazione che abbiamo presentato esattamente a marzo, che ancora tardano ad arrivare, ma adesso vorrei che ne parlasse meglio nel dettaglio la nostra capogruppo Lega Monica Picca e Fabrizio Santori, dirigente regionale. Sì, noi siamo qui per denunciare una serie di aspetti che riguardano questo territorio, ma non solo purtroppo Ostia, ma a Ostia avviene il massimo di quelli che sono i soprusi nei confronti dei cittadini. Luoghi come questi, che potrebbero essere a disposizione dei cittadini, con anche l'edificio che è dietro le mie spalle, l'area verde, che dovevano essere consegnati ai cittadini per dare servizi, luoghi di aggregazione, possibilità per le famiglie, per gli anziani, una club house, no? Si parlava ormai tanto tempo fa, rispetto al PUP che è stato realizzato, un obbligo che la legge Tognoli prevede è proprio quella di dare dei servizi ai cittadini. Tutto questo non è avvenuto, addirittura c'è stata un'occupazione abusiva. Non è solo questo, ci sono una serie di edifici di questo genere che appartengono al patrimonio pubblico, che non vengono messi a reddito, quindi che non danno servizi ai cittadini, che possono essere dati alle associazioni, invece vengono tenuti in queste condizioni. È una cosa grave, perché nel frattempo in altri posti di questo municipio avvengono gli sfratti, le persone non vivono più nelle case del comune per una serie di ragioni che poi già Monica Picca ha denunciato. Quindi noi su questo presenteremo un esposto complessivo alla Corte dei Conti per quello che sta avvenendo in questo territorio. Non è accettabile che i cittadini abbiano un patrimonio che è il patrimonio di tutti e che non ne possano usufruire. Noi denunciamo da anni quello che sta avvenendo su questo territorio, la cui colpa, devo dire, che non è solo di questa amministrazione pentastellata, ma è della sinistra ancor prima. Un territorio completamente abbandonato, dove la forma di legalità, non si sono tanto lavati la bocca sulla legalità, l'onestà, eccetera, quando invece in fin dei conti quello che sta avvenendo è legittimare occupazioni come queste e mandare per strada intere famiglie. Quello che abbiamo saputo oggi, ad esempio, che oltre allo sfratto di via Fasan ci sarà lo sfratto delle case di Armellini, ecco, la legalità ha una duplice faccia sia per la sinistra che per i 5 Stelle, ed è quella di legittimare occupazioni come queste, occupazioni anche sul territorio, abbiamo i camper in piazza Sirio, abbiamo tante e tante situazioni di questo tipo, legittimato dall'amministrazione oggi, dalla sinistra ieri, e che però è una illegalità che ormai è tangibile su questo territorio e su cui le varie amministrazioni degli ultimi anni hanno chiuso gli occhi. Ecco, noi non intendiamo più chiudere gli occhi, perché questo territorio è meraviglioso, va riportato all'apice, soprattutto cercando di rendere fruibili queste aree e riconsegnarli ai cittadini.